Ciao a tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi spiego il mio metodo di studio che, non ci credete, ma è vero, funziona per tutti e per tutto, che voi siate alle elementari, alle medie o superiori, università, vale per tutto, qualsiasi materia, chimica, fisica, matematica, lingue, lettere, qualsiasi materia di qualsiasi scuola, anche di diverso grado. Prima di tutto però vi voglio spiegare un attimo come organizzo il mio studio. Lo organizzo tramite la tecnica del pomodoro che vi avevo già spiegato in un altro video, però brevemente ve la rispiego. La tecnica del pomodoro prima di tutto può essere usata non solo per lo studio, ma per qualsiasi altra cosa voi dobbiate fare, anche per lavorare, per fare le faccende di casa, per qualsiasi cosa. In questo caso facciamo degli esempi della tecnica del pomodoro applicata allo studio. Allora, prima di tutto fate una lista di tutto ciò che dovete studiare. Ok, diversi punti, potete organizzarla come volete, in base a quanto tempo avete e a quanto dovete studiare. Se voi andate su YouTube e cercate tecnica del pomodoro, timer o qualcosa simile, trovate dei video appunto che vi scandiscono i tempi della tecnica del pomodoro. Potete trovare quella da un'ora, quella da 2 ore, 3 ore, dipende da quanto tempo avete e quanto volete spendere, diciamo, provare a fare questa tecnica del pomodoro. Comunque, la tecnica del pomodoro consiste prima di farsi una lista di ciò che bisogna studiare, appunto, poi diciamo studiare per 25 minuti, ok? Quindi partire dal primo punto e studiarlo per 25 minuti, quello che vi siete prefissati nel primo punto. Poi 5 minuti di pausa. Importante è staccare completamente, anche lasciare a metà una frase, magari state facendo un riassunto o uno schema, state ripetendo, non importa se non avete finito. Staccate tutto a metà, lasciate tutto a metà, e fate qualsiasi altra cosa, controllate i social, rispondete ai messaggi, e, non lo so, andate in bagno, mangiate qualcosa, bevete qualcosa, basta che non vi concentrate o non prolungate quei 25 minuti di lavoro, ok? E poi ripartite con altri 25 minuti, poi 5 minuti di pausa, e poi qui ovviamente già con due diciamo lavori, due periodi di lavori e due pause, già siete a un'ora. E poi decidete se continuare o fermarmi a un'ora. Io di solito uso quello da 2 ore e quello da 3 ore, di solito una delle due. Quello da 2 ore di solito comprende 4 periodi di lavoro e 4 pause. Importante ovviamente è concentrarsi in quei 25 minuti che voi studiate su quello che state facendo. Quindi allontanare il telefono, allontanare il computer, a meno che non vi serve per studiare. Non dovete farvi distrarre da altre cose, dal telefono, dal computer, da messaggini. Non fatevi distrarre e in quei 25 minuti studiate. Poi nei 5 minuti di pausa pensate a fare tutto il resto, a distrarvi. Comunque non è la cosa principale questa, perché alla fine il tempo ve lo gestite come volete. Però secondo me la tecnica del pomodoro è una di quelle tecniche per scandire il tempo, diciamo per studiare, diciamo ottimo, se non ottimo, buono anche per concentrarsi e per fare quello che bisogna fare. Comunque la cosa più importante nel mio metodo di studio è la tecnica dei loci o palazzo della memoria. Io ho scoperto questo metodo grazie ad Andrea e Giuseppe. Avrete sentito sicuramente parlare del metodo universitario, no? Sicuramente sarà uscita la pubblicità su YouTube, su Facebook, su qualsiasi altro social, sicuramente ve la siete trovati. Non so se vi siete mai soffermati a sentire veramente ciò che hanno da dire Giuseppe ed Andrea. Non so se avete mai letto in cosa consiste il metodo universitario, che vale per tutto, non solo per l'università. Loro ovviamente hanno fatto questo metodo di studi principalmente per chi studia all'università, però ripeto, vale per qualsiasi materia, per qualsiasi scuola di ogni ordine e grado.
Allora, in cosa consiste? Non so se riesco a spiegarmi bene come fanno Andrea e Giuseppe. Io non ho ancora investito sul metodo universitario perché teoricamente per farlo bene si dovrebbe sganciare i soldi. E anche in questo caso risparmiate una fortuna. Perché io ho seguito diversi diversi video che loro hanno fatto, e ho potuto vedere che si risparmia tantissimo, si risparmia veramente tanto. E sembra brutto da dire, ma quei 2000 euro, perché si paga 2000 euro, è niente, ragazzi, ve lo regalano con 2000 euro, ve lo posso giurare. Però non ho ancora avuto modo di spenderli su me stessa, anche se vorrei farlo anche subito. Comunque ho comprato, cioè mi sono fatta regalare in realtà il libro Metodo Universitario e lì diciamo che bene o male, grosso modo, è spiegato come affrontare la tecnica dei loci, la palazzo della memoria, che in realtà non è l'unico elemento del metodo universitario di Andrea e Giuseppe. Infatti il loro metodo comprende prima di tutto la osservazione, dovrebbe essere OCME, no? Osservazione, quindi leggere un paragrafo, poi concentrazione, ovviamente, deve essere concentrati in quei 25 minuti della tecnica del pomodoro, poi dovete memorizzare e poi esercitare, cioè ripetere, ok? Questo dovrebbe essere l'OCME, ok? Quello che loro chiamano così. Però ve lo spiego in modo un po' grossolano come io lo applico, però lo applico, diciamo, che funziona. Anche se non è propriamente il modo giusto e appropriato, io cerco di spiegarvelo, però vi consiglio di nuovo di seguire Andrea e Giuseppe e di spenderci comunque solo del tempo per ascoltare quello che dicono e di farvi spiegare meglio in cosa consiste. Allora, prima di tutto dovete leggere attentamente un paragrafo, capire cosa dice quel paragrafo e cosa c'è di importante. E poi da quel paragrafo formulare un mezzo schema. Quello che funziona di più è lo schema a cascata. Quindi c'è il titolo e poi delle frecce che vanno verso il basso come una cascata. Quindi se io scrivo qui il titolo, ok? Poi faccio una freccia e qui c'è, non so, la definizione di quella cosa, poi un'altra freccia così, un'altra freccia così, non so, gli elementi principali, dove si trova qualcosa, non lo so, le cose principali. Ovviamente non dovete fare uno schema lunghissimo, bastano poche parole e il titolo, una mezza definizione e tutto ciò che poi comporta quella cosa, se ci sono delle conseguenze, non so, delle date, qualsiasi cosa, delle formule. E quindi fare uno schema a cascata di tutti i paragrafi, ovviamente, che comprendono un capitolo, quindi leggere tutti i paragrafi, capirli e, diciamo, riassumerli nella propria mente, tutto quello che è importante, metterli nello schema a cascata. Dallo schema a cascata poi si passa al step successivo, cioè il palazzo della memoria. È molto semplice, spero di essere chiara. Allora, entrate nella vostra stanza perché la vostra camera, ok, è la camera che suppongo conosciate meglio, che sapete a memoria, ok? Ci siete state talmente tante volte, ci state sempre, quando, non so, per fatti vostri, non so, per qualsiasi motivo, siete in camera vostra e la conoscete a memoria, ok? Quindi non è difficile immaginarsi la propria camera. Quindi entrate. Ok, immaginate di entrare nella vostra camera e partire dall'oggetto a destra, quindi il primo oggetto a destra e poi fare in senso orario, ok? Quindi partiamo dal primo oggetto che avete sulla destra. Il mio è un mezzo armadio, ma armadietto, ok? Sopra questo primo mobile dovete immaginare una scenetta divertente che vi faccia ricordare un argomento. Ok? E non so, un primo blocco del vostro schema a cascata lo inserite in una scena divertente che avviene sul primo mobile,
sulla prima cosa che trovate alla vostra destra quando entrate in camera vostra. Ok, io per studiare pedagogia generale ho immaginato, appunto, vi faccio un piccolo esempio, sul mio mobile c'è una persona che ecco, fa così, no? Tipo GIF, ok? È una lampadina. Questo significa che l'uomo si educa perché è razionale, perché ha la razionalità, e si distingue per questo dagli animali, perché gli animali non sono razionali, quindi non si educano. Per esempio, un altro esempio, sull'armadio che vedete qui dietro, ok, che è un salto grosso, però comunque immaginate questo mobile con sopra un mondo felice, contento, ok? Come quelli che si vedono nei cartoni animati, cioè un mappamondo che è contento, che è felice, dove all'interno, diciamo, sulla terra, ok? Dove c'è il marrone della terra, ci sono tutte le persone felici e contenti. Quello vuol dire che il compito della pedagogia del benessere è appunto garantire benessere. Facile, no? dato che lo porta anche il nome. E ovviamente poi il pedagogista del benessere ha anche tantissimi altri compiti. Per esempio, lì sotto, vicino al mappo molto molto felice, dato che il benessere porta anche a felicità, non solo per i soldi ovviamente, ma anche derivati stare bene moralmente, ok? Quindi è vero che da una parte il benessere deriva dai soldi, però non è la cosa principale. Comunque va bene, c'è questo mappamondo molto felice, e sotto ovviamente ci sono dei ragazzi giovani della mia età con i telefoni in mano. Questo vuol dire che il pedagogista del benessere deve aiutare anche i giovani a ritrovare il benessere, ok? E non solo attraverso i telefonini e comunque la tecnologia in generale, ma anche attraverso il contatto, no? Il contatto umano, perché si sta un po' perdendo, no? Con tutte queste tecnologie, no? È vero che siamo più in contatto con tutto il resto del mondo, però noi fisicamente non siamo più a contatto. Quindi vi ho fatto due esempi, no? Del mio palazzo delle memorie, solo di pedagogia generale, due esempi più semplici, immagino, per me, almeno per quelli che mi sono creata io. E così, appunto, partite dal primo oggetto che avete sulla destra entrando in camera vostra, e poi fare il giro in senso orario, ok? E fino ad arrivare all'ultimo, che sarebbe il primo che trovate a sinistra della vostra stanza, quindi da destra verso sinistra. Allora, è importante non sceglierne tantissimi di loci, cioè luoghi. Loci vuol dire luoghi, quindi il vostro, non so, cestino, il vostro armadio è un loci, non so come si dica in singolare, il vostro luogo, ok? E non dovete sceglierne tantissimi, perché poi fate confusione, quindi pochi ma buoni, ok? Dovete esercitarvi tantissimo, dovete avere una gran fantasia, però quando entrate nel mood del palazzo della memoria, quando andrete a fare un esame, siete molto più tranquilli, perché è tutto nella vostra stanza, ok? Nella vostra mente, ok? Perché voi vi siete creati nella vostra camera un palazzo, appunto il palazzo della memoria, un palazzo dove avete tutte le conoscenze adatte per sostenere un esame, o per sostenere un'interrogazione, un compito, qualsiasi cosa. Anche per fare un discorso nell'antichità, se non sbaglio lo usava anche Aristotele, non vorrei sbagliare. Comunque è il palazzo della memoria, per citare diciamo qualche cosa nerd, dato che siamo in un canale nerd, lo usava Sherlock Holmes, ragazzi. Sherlock Holmes usava il palazzo della memoria per risolvere i suoi casi, ok? Lo usavano in antichità per fare discorsi a tanti, di solito politici, no? Lo usavano, ma anche Aristotele, se non sbaglio, ripeto. E
veramente ragazzi, provate, provate, provate. Questa è la mia spiegazione un po' grossolana del mio metodo di studio. Non serve sottolineare, non servono più gli evidenziatori, non serve leggere, rileggere, ripetere e ripetere, perché una volta che vi siete creati il vostro palazzo della memoria, alla fine poi serve solo ripetere, serve solo esporre ciò che avete creato nella vostra stanza. Quindi, ricapitolando, leggete un paragrafo, memorizzate ciò che è più importante, quindi tutte le cose più importanti, ecco, le cose fondamentali, e una volta che avete focalizzato tutti i punti i più importanti, tutti i paragrafi di un capitolo, li trasformate in schemi a cascata, e dal schema a cascata che vi siete creati, che non deve essere necessariamente molto lungo, anzi più scarno è e più utile, insomma. Scarno nel senso che non deve essere formato da scritte, da frasi, ma da parole brevi e concise. Quindi dallo schema a cascata che vi siete fatti potete creare il vostro palazzo della memoria, oppure dei loci, tecnica dei loci, ok? E spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti qual è il vostro metodo di studio, se voi anche usate questo metodo e se per voi funziona. Io vi garantisco che funziona per tutti, ve lo posso garantire, io non ci credevo, ma l'ho provato e funziona al 100%. Se avete dubbi, ovviamente potete anche scrivermeli giù nei commenti, io vi rispondo come posso. Altrimenti, se non sono in grado di rispondere alle vostre domande, vi ricordo che comunque ci sono i link di Andrea e Giuseppe del metodo universitario, i loro account Instagram, quindi potete scrivere a loro e chiedere qualsiasi cosa a loro, possono chiarirvi tutti i dubbi che avete. E iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, buono studio!